Incontro pubblico ad Avezzano organizzato dal Partito Democratico con la presenza dell'onorevole Paola De Micheli, già ministra delle infrastrutture nel governo Conte Bis e responsabile nazionale PD per l'attuazione del PNRR. È stata l'occasione per fare un punto sulle questioni di maggiore interesse che riguardano gli investimenti infrastrutturali per l'Abruzzo. Stanno uscendo moltissimi bandi per gli enti locali, diventa fondamentale per i comuni riuscire a individuare le priorità, a presentare i progetti che sono più maturi in termini appunto di progettazione e le regioni devono organizzarsi per coordinare l'attività degli enti locali. Il rischio che purtroppo si corre è che ci sia una competitività negativa e non una competitività collaborativa. È bene analizzare quelli che sono i fabbisogni del territorio e scegliere ed essere aiutati a scegliere su quali bandi, che siano quelli della sanità, quelli della scuola, quelli della cultura, piuttosto che quelli dei trasporti e della transizione ecologica, su quali bandi concentrare l'attenzione e le risorse, soprattutto dei comuni che hanno molto spesso problemi di personale. Nel frattempo sta andando avanti il reclutamento del personale a livello nazionale proprio per poter fornire ai comuni supporti tecnici necessari. È stato dedicato un focus alle opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riserva al territorio, con una particolare attenzione per i sindaci e gli amministratori locali, attuatori e protagonisti della gestione delle tante risorse disponibili. Innumerevoli intanto per quanto riguarda le risorse che a livelli ministeriali si stanno mettendo in campo per le nostre regioni e in secondo luogo per le risorse di programmazione regionale. Proprio su queste mi spiace rilevare la totale assenza del governo regionale, che continua a latitare su i prospettive, opportunità legate a queste risorse e che rischiano invece di tradursi in questa regione, per l'inconsistenza del governo Marsiglio, di questo presidente della regione, un fardello. Il fatto che Paola De Micheli abbia scelto di essere nostra amica di questo territorio, degli amministratori della Marsica, delle aree interne dell'Abruzzo, ci dice molto della possibilità che abbiamo di un'alleanza, di un gemellaggio con chi guida oggi il Paese e deve gestire, insieme all'Europa naturalmente, 200 miliardi. Parte importante di questi 200 miliardi appunto saranno risorse per le infrastrutture e noi dobbiamo essere protagonisti di questa sfida.